Carichi, perché dobbiamo ancora iniziare. Qui abbiamo sia la Serie A che la, i ragazzi della Serie B e qualche ragazzo l'under 18. Vlado Grubacic, quest'anno di nuovi, Nicola Spollone e Bruno Franco. E poi sicuramente arriverà un altro ragazzo. Comunque quest'anno abbiamo delle buone intenzioni rispetto all'anno scorso, abbiamo acquisito un anno in più in categoria, l'idea è quella lì di pensare che se vogliamo essere competitivi nel campo bisogna farlo, però come arriva questo giorno di inizio? Amichevoli che adesso nei prossimi giorni vi daremo. Allora senti, ricomincia la rumba, possiamo dire così, oggi comincia un po' la stagione con la preparazione, vabbè, staff tecnico riconfermato dopo la buona stagione, dopo la buona stagione dell'anno scorso, e invece dal punto di vista dei giocatori qualche partenza e qualche arrivo. Questa prima serata com'è andata intanto? Le prime serate sono sempre un po' più difficili perché dobbiamo iniziare un lavoro abbastanza duro, però come ho detto anche ai ragazzi è una sfida per ricominciare una stagione nuova. Dal punto di vista dirigenziale siamo tutti qui, giocatori, manca qualcuno che è ancora in vacanza, però la maggior parte dei ragazzi sono qui. Fino, penso che già la prossima settimana recuperiamo tutti e fino a metà di ottobre, quando inizia il campionato, saremo sicuramente pronti. Senti, a proposito di nuovi innesti, forse qualcun altro arriverà, intanto quelli certi, Grubacic, se non sbaglio. Ecco, diciamo, tra partenze e arrivi, la squadra, secondo te, un po' si è rafforzata in alcuni settori, tue impressioni? Sì, perché è normale un flusso di giocatori, certi giocatori non fanno più la rosa di prima squadra, altri sono arrivati, adesso dobbiamo completare fino, come ho detto prima, abbiamo abbastanza tempo per fare preparazione fino all'inizio di campionato, la maggior parte dei ragazzi che hanno fatto l'anno scorso l'esperienza, la base è questa e dopo tutti quei ragazzi che arrivano, giocatori, ben vengano, fanno un salto di qualità in più. Senti, da qui all'inizio del campionato, insomma, manca ancora un po', c'è tutto settembre, però ci sono degli appuntamenti importanti, la Coppa Italia, prima ad Oderzo contro Oderzo, poi in casa contro Trieste, fresca di promozione, tra l'altro è un appuntamento importante, l'inaugurazione della nuova casa della Pallamano, quindi ecco, no, c'era anche una bella cornice di novità, appuntamenti che in qualche modo potranno darti la misura della preparazione fra 20 giorni questi. Sì, adesso io dico la casa di Pallamano per me è un tempio perché è un palazzetto bellissimo e penso che fino al 25 di settembre, quando abbiamo l'inaugurazione anche con la Coppa contro Trieste, saranno tanti che vengono a vedere tutta quell'apertura. Sì, quelle partite di Coppa usiamo come partite di preparazioni che usiamo per vedere dove siamo, quale punto di partenza, perché dopo a ottobre abbiamo ancora 2 settimane di correggere certe cose. E frattempo facciamo anche con le squadre di elite le partite amichevoli per vedere cosa possiamo fare. Senti, ultima cosa, ecco, tornando un po' alla rosa, un gruppo consolidato cui si aggiungono e si sono aggiunti e si aggiungeranno, speriamo, anche altri, insomma, elementi che comunque sono sempre un po', come dire, non sono volti nuovi, sono persone che già tu conosci, che i giocatori conoscono, quindi non dovrebbero esserci grandi problemi di amalgama, diciamo. No, perché conosciamo tutti i giocatori, la loro possibilità, penso che tutti abbiano voglia di ripartire, di confermare tutto quello che sanno e penso che tutta la fatica di società, di gruppo di dirigenti che hanno messo in piedi ancora un campionato bello, che è una sfida, è una cosa bella per Pallamano Veneto.